Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Art. Siamo tornati su Crash Bandicoot The Insane Trilogy. Stiamo per affrontare la prima tappa, diciamo, il primo livello del retro dell'isola. Perché io pensavo che fossero due isole diverse, invece l'una è il retro dell'altra. Up the Creek, che significa su per il creek, no scherzo, su per la cascata dovrebbe significare, ma non ne sono sicuro. Vediamo un po' che cosa ci attende in questo livello. Eccoci qua. Innanzitutto ci becchiamo una vita che non fa mai male. Allora, questo... Ok. Momento. Perfetto. Abbiamo evitato anche il pesciolino che sbava. Oppela! Tutti Wumpa. Vai così. C'è qualche altro pesciolino qui? No? Andiamo. Occhio che questo si chiude e si apre in automatico. Giusto in tempo. Abbiamo trovato Coco. Ma va a cagare, bastarda di una scimmia! Ci ha fatto ripartire dall'inizio, cazzarola. No, non era proprio l'inizio. Va bene così, dai. Scimmia bastarda di merda. Dun! Attenzione! Vai a cagare. Checkpoint. Giusto prima del checkpoint siamo morti prima, eh. Occhio. Corri Crash che si scivola. Recuperiamo una vita. Ce la facciamo ad arrivare fino qua? Sì. Vai a cagare. Ah, bastarda. Checkpoint. Pesciolino lì. Andato via. No! Madonna mia, che cieco. Sono proprio un talpone. Ok. Che è successo? Che cosa è comparso? Questi cadono! Minchia! Io avevo visto del movimento nell'acqua, pensavo che fosse comparso qualcosa dietro. Io però l'ho premuto il quadrato, vi giuro che l'ho premuto. 5 vite. Scusi, eh. Ok, una vita l'abbiamo recuperata. Bello che non lo prendiamo dalla... Niente. Vabbè. Schivato. Ok, andiamo al livello bonus. Una cassa non l'abbiamo rotta. E io direi di morire, perché comunque
Mi ho completato al 100%, vai. Ok. Ok. Perfetto. No! Perfetto un corno. Maledizione, raga. Era perfetto, era veramente perfetto stavolta. Piano. Ok. Ciao. Due vite. Bene così. Mi devo rompere solo altre tre casse. Ciò significa che il livello è quasi terminato. Una cassa l'abbiamo appena rotta. Oppela. Ci abbiamo mancato due casse in ogni caso. Va bene. E vabbè. Abbiamo mancato due casse solamente. Ci sta, ci sta. Vediamo adesso il prossimo livello, ragazzi, di questo Crash grande. Il nostro topo muschiato. Scusate se sentite ogni tanto del movimento, però è il ventilatore. Riperu, Riperu me lo ricordo, però non mi ricordo che faceva. Riperu dovrebbe essere un cane modificato da Cortex sempre. Mezzo pazzoide, peggio di Crash. No, è un canguro, non è un cane. Ah, ok. Dobbiamo farlo avvicinare alla TNT. Ecco. Dai, è impossibile. No, maledetto. Non ho ben capito cosa bisogna fare. Forse ho capito adesso. Mi aspettare che la dinamite arrivi qua. No, niente. Quante vite abbiamo? 4. Sembra che da qua non venga mai. Preso. Sì, questa zona non se la fa mai, ragazzi. Si sta sempre di là. Ora. Minchia. Ci mette una vita sto coso ad esplodere. Ora. Niente, niente. Preso. Ah, ok, adesso se li fa tutti. Maledetto. Che palle. Occhio. Ah.
Preso uno. No, nell'acqua. Io volevo saltare sulla dinamite che si muoveva. Ok, quando inizia a muoversi ci saltiamo sopra. Ora. Niente. No, tempismo malissimo, eh. Minchia. Errore sta... dai. Sono proprio un cesso. Una vita. L'ultima occasione. Ma in teoria se andiamo qua... Ok. Appena si inizia a muovere... Sto cazzo. Aspettiamo che arrivi qua magari la dinamite. Zero vite, maledizione. Nada. Nada, raga. Vai così. Preso. Che cacchio. Ok, vediamo i movimenti che fa. Forse è questo il segreto. Si muove a triangolo. Adesso. Ok, ora studiamo di nuovo i movimenti. Forse questo è il segreto per batterlo. Anzi, togliamo il forse. Ora si muove a rombo. Quindi in teoria quando ci esce di qua la cassa possiamo già azionarla. No, troppo tardi. Quindi qui siamo al sicuro, su questi diagonali. Vai. Morto! Grande! Dalla cascata. Venite a dire adesso che Crash è un gioco da bambini. Comunque ci è voluta una strategia per batterlo. Va bene, bene così. Abbiamo risolto anche la questione Reaper Roo. Vediamo cosa ci attende nel prossimo episodio, nel prossimo capitolo. Reaper Roo non ci dà bonus ovviamente. Low Cost City. Va bene, allora ragazzi, noi ci lasciamo qui. Ci vediamo nel prossimo episodio. Un bacione. Ciao.